Ciao a tutti, allora mi vedete con il viso un po' in disordine perché non so se si nota, sono appena stata dalla parrucchiera, ho eliminato un bel po' di ciuffo e così avevo voglia io di cambiare e anche lei insomma, mi ha un po' invogliato e lei addirittura avrebbe voluto tagliarmi tutto più corto la parte qui davanti, però gli ho detto di andare gradualmente perché insomma poi il mio ciuffo mi manca. E sì, avevo capelli su tutto il viso, probabilmente ne ho ancora, e quindi sono arrivata a casa e me lo sono lavato e quindi è andato via un po' di trucco. Comunque, oggi volevo mostrarvi questo aggeggino qui, che è un piegaciglia elettrico e a me è arrivato da Born Pretty Store, che è un sito molto molto carino cinese. E che ha tutte cose un po' particolari. A me hanno inviato tre accessori, mi hanno fatto scegliere e tutti e tre costano tipo 11 dollari e qualcosa, insomma, mi hanno dato il budget massimo di 12 dollari e ho scelto. E mi sono piaciuti questi qua. Oltre a questo, ho preso una beauty blender che mi è arrivata azzurra perché ero super curiosa di provarne una e visto che c'era, insomma, ho preso questa. E poi mi è arrivato uno degli stamping per unghie. Ho scelto quello con le Torri Eiffel perché mi è rimasto qua anche quello di Essence. La Torri Eiffel non si stampa. Cioè, o si stampa la punta o si stampa il fondo, quindi vediamo se questo qui funziona, poi ce ne sono varie e insomma lo proverò. E poi ovviamente magari vi faccio un video, ve ne parlo in qualche modo. Quello che più mi incuriosiva era questo e io l'avevo visto anche da Sephora un po' di tempo fa. Era nella sua confezione, questo è il cartoncino, dove viene spiegato come usarlo e sostanzialmente bisogna inserire una batteria AAA e poi aprire qui e tirare sulla leva e lasciarlo 20 secondi a riscaldare, diciamo, e poi si passa sulle ciglia. Quindi io adesso lo provo con voi. Allora, ho già inserito la batteria, l'ho acceso, come vedete lì c'è la lucina verde, aspetto un pochino, intanto vi mostro bene i miei capelli, come vedete non ho cambiato tantissimo, però adesso la prossima volta mi sa che li taglio ancora di più. Sono passati 20 secondi. Vabbè, partiamo. C'è scritto di passarlo sulle ciglia. Allora, siccome ho provato e ho ancora qualche residuo di mascara, vado a togliere tutto e riprovo. A proposito, questo è un buonissimo struccante bifasico, l'ho preso al discount, ho speso tipo 2 € per 150 ml, ma è davvero buono perché non brucia assolutamente gli occhi. Ora le mie ciglia sono così. Questa è la parte che avevo già un po' piegato, mentre questa non ha subito nessun maltrattamento. Quindi riproviamo, riprovo sempre di qua, vediamo se adesso in qualche modo le piega un po' di più. Magari vediamo se
se faccio giusto. Allora, poi quando si finisce di usare basta tirare giù e mettere il tappo. E praticamente è una specie di serpentina, come vedete qui, che si riscalda quando si mette su on e fa proprio una piega, dovrebbe fare una piega alle ciglia. Si sente un po' di calore, non una cosa che brucia, per carità, perché altrimenti si perdono ciglia, occhi e tutto quanto. E allora, che dire, si può passare quante volte si vuole, un po' di differenza si vede, cioè le ciglia un pochino la piega la prendono, non so se vedete qua, e qua si nota che sono leggermente più curve. E che dire, è un prodotto che va imparato, nel senso che secondo me bisogna fare qualche prova prima di dire proprio o sì o no. Pensavo, non lo so, chissà cosa mi aspettavo io, che le piegasse di più. Certo, non può fare le ciglia simil finte, perché non è che si mette un prodotto sopra che quindi le va a coprire e ad allungare e ad infoltire, è solo una cosa che le piega. Quindi per ora, insomma, pensavo fosse proprio KO, invece bisogna, lo devo un po' studiare. Vi saprò dire, però volevo farvelo vedere, volevo fare la prima prova assieme a voi per capire com'era, insomma, perché ero super curiosa, non vedevo l'ora di provarlo e parlarvene, ecco, mostrarvelo. Comunque, che dire, vi consiglio di fare un giro sul sito di Born Pretty, perché c'è un sacco di roba, ci sono i leggings carini, accessori, custodie per il telefono, ci sono le cose per la scuola, quindi penne, matite strane, ci sono gli eyeliner a forma di geisha, e poi ci sono vari make up, quindi le palette di correttori, di blush, i pennelli, ci sono gli accessori per le unghie, insomma il vario ed eventuale. Oltretutto mi hanno anche dato un codice sconto del 10% per voi, e lo potete trovare sul mio blog. Però se riesco vi metto in qualche modo il link sempre qui sotto, che vi manda la foto, così lo trovate e potete usarlo se vi interessa qualcosa. Niente, non so, ditemi se voi avete mai provato un aggeggio del genere, se l'avevate visto anche voi da Sephora o da qualche altra parte, e se l'avete provato ditemi cosa ne pensate. Ve ne riparlerò, ecco. Vi bacio e alla prossima, ciao!